per salvaguardare la continuità didattica dei corsi fatti dai SEF, un ente di formazione professionale, e i 30 dipendenti, lavoratori che rischiano il posto perché la gestione dell'ente lo ha portato in fallimento. Noi chiediamo che ci sia continuità didattica perché è giusto che gli studenti possano terminare gli studi non solo a giugno, ma rischiamo anche che si sospenda prima, ma anche nei prossimi anni. Parliamo di minori che fanno formazione professionale in età d'obbligo. E poi abbiamo chiesto che qualora dovesse subentrare un altro ente siano inserite le cosiddette clausole sociali, cioè gli stessi alunni hanno bisogno degli stessi docenti che sono quelli che oggi lavorano e non vorrebbero perdere il posto. La prossima settimana ci sarà una relazione da parte della Giunta, monitoriamo questo tema delicato perché tutti parlano del lavoro come la grande urgenza, il grande bisogno della città, ma tutti i giorni abbiamo qualche azienda che chiude i posti di lavoro.